Un saluto a tutti da Max Fornasari. Oggi parleremo di microcredito con Mario Bacini, presidente dell'ente microcredito in Italia, e poi ancora una bellissima intervista a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che ha preso anche il premio Marco Pannella. A dopo la sigla, ciao! The Max Show, programma ideato e condotto da Max Fornasari. Voce di Chiara Conti, tecnico del suono Giorgio Ragusa. Questo programma è offerto in collaborazione con Teatro Flavio, il teatro d'autore per tutti, via Crescimbeni 19, Roma. Siamo in compagnia del presidente Microcredito, oggi con noi per parlarci del microcredito, a chi si può rivolgere, soprattutto parlare di start-up e imprese a cui possono accedere il microcredito. Buongiorno Presidente Bacini, la ringraziamo per essere qui con noi e per darci queste informazioni. Buongiorno, grazie a voi per l'attenzione che date a questo strumento finanziario che oggi serve soprattutto per la lotta alla povertà e all'esclusione finanziaria. Grazie Presidente. Presidente Bacini, com'è e soprattutto perché nasce l'Ente Nazionale per il Microcredito Italia? Nasce per rispondere a un'esigenza popolare, quella dell'accesso al credito, che in Italia è garantito soltanto a chi ha delle garanzie reali, e quindi il credito è per chi ha garanzie reali e lo fanno soltanto le istituzioni bancarie. Quindi lo Stato italiano, i governi che si sono succeduti con i parlamenti nel lontano 2005 raccolsero un appello delle Nazioni Unite. Questo appello era rivolto agli Stati, i paesi che avessero una sensibilità particolare verso l'economia sociale di mercato, e nasce l'anno internazionale per il microcredito. L'anno internazionale per il microcredito è un anno teso a combattere la povertà, l'estrema povertà e l'esclusione finanziaria. L'Italia fu uno dei primi paesi a raccogliere questo appello e nasce il primo comitato, un comitato che divenne poi, con una serie di attività legislative dei parlamenti che si sono succeduti in quegli anni, e con una serie di leggi nasce l'Ente Nazionale per il Microcredito, che è un ente pubblico che si rivolge ai non bancabili. Quindi lo Stato italiano ha avuto una sensibilità particolare di rivolgersi a tutte quelle persone escluse dal credito che rappresentavano comunque un problema, erano sulla fascia della povertà, e con il microcredito abbiamo recuperato queste persone che avessero in testa un progetto, avessero in testa la possibilità di realizzare una microazienda. E quindi lo Stato italiano tramite noi ha operato in questo senso, quindi oggi si può dire che l'Italia è uno dei primi paesi al mondo che fa microcredito e fa nuove aziende. Cosa significa fare microcredito? A chi si rivolge e chi può accedere? Fare microcredito significa intanto distinguere in maniera chiara il piccolo prestito, che lo fanno le banche per chi ha garanzie reali, e il microcredito, che è un piccolo prestito accompagnato da servizi di accompagnamento ausiliari. Quindi un piccolo prestito diventa microcredito quando è accompagnato da un monitoraggio, una consulenza amministrativa, quando c'è un tutoraggio. E quindi l'Ente Nazionale per il Microcredito regola il mondo dei tutor, che è una nuova figura di operatore non finanziario che nasce proprio con il microcredito, e affida al beneficiario questo tutor che lo segue prima, durante e dopo il finanziamento. Quindi il microcredito si rivolge alle persone escluse dal credito, ma che abbiano però un'idea. Questo business plan viene realizzato tra il beneficiario e il tutor, e poi le istituzioni finanziarie preposte a fare microcredito, convenzionate con l'ente, procedono all'erogazione. Dai dati presentati dall'ente, questo strumento è in crescita esponenziale. Quante nuove aziende possono nascere? Finanziate solo start-up? Ma soprattutto,
Chi aiuta il nuovo imprenditore ad avviare tutte le pratiche per l'attività? Come abbiamo detto prima, parto dall'ultima riflessione, aiuta il nuovo imprenditore a fare impresa, lo aiuta un tutor. Insieme alla Banca d'Italia, l'Ente Nazionale per il Microcredito ha regolato un elenco dei tutor che vengono formati dall'Ente Nazionale e questi tutor hanno il compito di assistere appunto il cliente, il beneficiario. Sono nate in Italia dalle fasce dell'esclusione finanziaria e della povertà in questi ultimi 15 mesi oltre 3.000 nuove aziende, con un effetto leva di 2,43 posti di lavoro, e questo è un successo straordinario, perché una persona che prima era disoccupata e quindi un problema per lo Stato, un disagio sociale, con il microcredito c'è una nuova azienda, un nuovo consumatore, un nuovo contribuente, tutto a costo zero perché i soldi prestati vengono restituiti. Ovviamente tutto questo rappresenta uno dei punti forti dell'economia sociale di mercato che l'Italia ha abbracciato con grande successo. Quindi in questi ultimi mesi, in questi ultimi 15 mesi, facciamo un conto, 3.000 aziende significano quasi 10.000 posti di lavoro da una fascia che prima era di disoccupazione, quindi è un successo straordinario. Ricapitolando, per accedere al microcredito, per avviare o finanziare un'attività, che cosa bisogna fare? Intanto bisogna andare sul sito dell'Ente Nazionale per il Microcredito e lì ci sono tutte le istruzioni. Fare una manifestazione di interesse, dopodiché il tutor, che ovviamente è sul territorio, perché noi abbiamo ovviamente in questa fase tantissimi tutor in tutto il territorio nazionale, abbiamo 180 sportelli preposti insieme ad enti locali e istituzioni vicine a noi a dare le informazioni necessarie per questo. Quindi la persona si può rivolgere direttamente all'ente oppure alle banche convenzionate con l'ente, che sono tutto il sistema delle BCC, tutto il sistema delle BIPER, alcune banche popolari e soprattutto le 111, che sono delle finanziarie nate proprio per fare microcredito. Presidente, noi la ringraziamo per questa informazione per quanto riguarda l'accesso al microcredito. Le auguriamo un buon lavoro e speriamo che sia per i nostri ascoltatori una possibilità di accesso per realizzare una startup. Io volevo aggiungere che lei prima mi aveva chiesto chi può prendere questo microcredito. Lo possono prendere tutte quelle persone ovviamente che hanno delle idee, ma soprattutto si rivolge alle start-up e aziende che non hanno una vita oltre i 5 anni. La quantità di credito è fino a 25.000 euro/35.000 e queste sono le regole di ingaggio. Grazie Presidente per questa ulteriore aggiunta. La ringrazio, arrivederla. Ad Maiora presenta Festival Giano Bifronte 2018, l'altra faccia del cinema, Teatro Flavio dal 24 al 30 settembre. Sindaco, lei sta proponendo un modello di integrazione e sviluppo che in questo momento sembra non ricevere la giusta attenzione. Non pensa che oltre a questo ci sia una mancanza di attenzione ai piccoli comuni? Questo è avvenuto negli ultimi 2-3 anni, perché prima quasi che non si era accorto nessuno, però anche il mio personale impegno, io non è che ho fatto queste cose per diventare famoso o come oggi qua la gente mi sta aspettando e chissà che cosa, non mi sarei mai immaginato. Che è stato un processo molto spontaneo, un veliero, lei deve immaginare, così le lo dico molto sinteticamente, l'alba, una nave piena di rifugiati curdi nel pieno della stagione turistica a Riace, era il 1° luglio, perché ci sono turisti che anche arrivano dall'est europeo, che arrivano dalla Germania, c'è gente che rimane magari nemmeno con la curiosità, continua a prendersi la tintarella e c'è persone a cui fa scattare qualcosa, quell'immagine di tanti bambini, di queste persone con la barba lunga, sfinite da questo lunghissimo viaggio, fa scattare questo,
questo istinto così di umanità per... E quello che ho fatto, non lo so se ho fatto male, se ho fatto bene. Il problema è che poi io facevo parte di un'associazione che non ero sindaco, che veramente inseguiva questo sogno di un possibile riscatto del nostro territorio, non legato all'immigrazione, ma proprio per dire: ma è possibile continuare a sperare per un futuro possibile? Che senso ha anche le programmazioni elettorali e anche di il lavoro che si deve fare negli enti locali se non c'è più nessuno? E tanto questo processo di spopolamento, di declino demografico, così sembra inarrestabile. Allora l'arrivo delle persone, noi abbiamo pensato, ha fatto scattare da una parte questa sensibilità, ma dall'altra anche una occasione per dire: ma forse le persone che dovevano arrivare sono arrivate, possiamo veramente costruire una comunità di accoglienza senza strumenti economici, perché non eravamo in un periodo che c'erano i finanziamenti per i progetti, per... E da lì è nato tutto. Poi sono diventato sindaco e poi in Italia mano a mano questo tema è diventato sempre di straordinaria attualità e di problematiche. È stato al centro e continua ad essere al centro del dibattito politico, perché ti mette proprio con le spalle al muro, perché tu qua o stai dalla parte degli esseri umani o stai dall'altra parte. È inutile che alcune volte facciamo un po' retorica, un po' aiutiamo la casa loro, aiutiamo qua, là. C'è tutta una... Ovviamente questa storia a me mi ha cambiato la vita, perché intanto mi ha fatto conoscere il mondo più da vicino attraverso i veri protagonisti, che sono persone vittime di decisioni di guerra, vittime di tortura. E questo ovviamente, come, da una parte come sindaco mi ha agevolato molto il lavoro, perché quando sono diventato sindaco noi avevamo comunque, le faccio un esempio, le nascite a Diage nel 2000 nasce solo una bambina curda e i decessi erano 20-25, perché siamo una comunità di 1500 abitanti, per cui mano a mano c'è stato un anno che abbiamo ribaltato, è stata una cosa bellissima, no? Essere sindaci o amministratori non significa occuparsi solo delle quotidianità, dei lavori pubblici, ma anche una grande famiglia. E quindi abbiamo visto sempre che quella costruzione di una comunità libera in cui convivono tantissime nazionalità, questo sogno cominciava a prendere piede e ha dimostrato e dimostra che è possibile. Se è possibile a Riace, è possibile ovunque, e la soluzione, il requisito è quello di rimanere umani, non esiste altro. È inutile che ci giriamo attorno, quando c'è la buona volontà e anche la comprensione di immedesimarsi nelle difficoltà, nei disagi degli altri, questo significa che ti fa capire che è possibile. Lei sta ponendo molta fiducia in questa manifestazione di Cinecittà Infest. Lei tra l'altro sta per ricevere il premio Marco Pannella. Siete fiducioso nell'indagine in corso? Ma io non ce l'ho nulla da temere, perché mi sembra tutto molto così strano. Io non sono un politico che deve nascondere che ce l'ha dei beni. Io proprio non ce l'ho nulla. Hanno a che fare con un sindaco veramente proletario, povero. Prendo un'indennità, io sono come lavoro, sono assistente di laboratorio di chimica a scuola, sono in aspettativa, prima potevo prendere 1.400 euro al mese, come indennità, come sindaco ne prendo 1.050, però la differenza è che non consumo soldi della macchina, non ho nessuna proprietà, ma proprio niente, lo possono, non è che sono le parole, perché si dimostra nell'indagine patrimoniale, io non ce l'ho proprio nulla, sono un nulla tenente praticamente, e i miei familiari sanno, ho due figli che sono pure a Roma, che una ragazza studia, Roberto è laureato in ingegneria informatica e lavora con un'azienda di programmazione informatica. Io la ringrazio per averci concesso questa intervista. Per partecipare al Max Show e per la pubblicità, scrivere a themaxshow@libero.it.